Buongiornissimo ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Altro video sui consigli per il fantacalcio, è uscito già oggi un altro sugli attaccanti di quarto quinto slot e andiamo oggi a parlare degli attaccanti sconsigliati. Uscirà poi domani l'ultimo video sugli attaccanti che è sugli attaccanti scommesse, quindi mi raccomando sempre sintonizzati, vi lascerò tutti quanti qua i video nelle schede come playlist, quindi potrete andare a vedere tutti quelli che abbiamo analizzato per prepararvi al meglio all'asta. E quindi partiamo con gli attaccanti sconsigliati. Il primo nome è quello di Mattia Destro. Destro che da anni sembra che possa fare bene, da anni sembra che possa essere l'anno di Destro per cercare di fare tanti tanti gol, da anni invece rimane relegato in panchina e poi non va appunto a rispettare le attese, no? Al momento è dato per titolare, da tante redazioni è considerato il titolare del Bologna. Non credo che sarà il titolare del Bologna, magari potrebbe essere le prime 2, 3, 4 giornate, poi però potrebbe perdere il posto perché Palacio ha dimostrato più forza rispetto a Destro e Santander più senso del gol. Quindi sinceramente credo che Destro vada evitato, potreste magari farvi ingannare dal fatto che è dato per titolare e poi deludere. Altro nome è quello di Lapadula. Allora, ragazzi, Lapadula per me è un colpo al cuore, perché sinceramente ci ho sempre puntato parecchio, anche quando è andato al Genoa il primo anno dal Milan, avevo detto Lapadula farà 15 gol. Invece l'avevo preso, ovviamente, e ha toppato. L'anno scorso ho detto Lapadula potrebbe essere forse una scommessina, magari parte un po' dietro le gerarchie, preso a pochissimo, un credito, due crediti, e poi esplodere. Non è esploso e non l'avevo preso, per fortuna. Però in qualsiasi caso quest'anno a Lecce, secondo me, potrebbe fare lo stesso tipo di percorso e poi deludere. Quindi, sinceramente, non so se ne vale la pena. Ora, come sesto slot ci può stare, come sesto slot pagato a prezzo base. Però il problema è che la Padula, essendo attaccante del Lecce, lo paghereste probabilmente 10-15 crediti su 500. E non so a quel punto se ne vale la pena, anche perché l'attaccante del Lecce, onestamente, quando è che lo mettete? Se avete i tre slot occupati, i primi tre, più un quarto buono, mettete così e perché mi dovreste mettere la Padula? Quindi, sinceramente, pagare 15 crediti per un attaccante che non mettereste mai, che magari potrebbe fare anche male, sinceramente, mi pare una cazzata. Andiamo avanti, andiamo a Manolo Gabbiadini. Gabbiadini che giocherà fuori ruolo. Questo è il problema di Gabbiadini. Se Gabbiadini fosse la punta centrale, sarebbe buono. Comunque, della Sampdoria non è male. Però giocherà esterno a destra, cioè il primo che perderà il posto quest'anno sarà Gabbiadini. Io ve lo dico qua, poi ne riparleremo magari fra qualche mese. Secondo me il primo no, giocatore che perderà il posto nella Sampdoria fra gli 11 titolari è Gabbiadini. Perché? Perché non è un esterno, cioè nel senso è come Cristante, che infatti niente, no, non vi vado a sconsigliare Cristante perché è un centrocampista, l'avevo già sconsigliato probabilmente. È come Cristante che è una mezzala trequartista e viene adattata a mediano. Non va bene, non va bene. Gabbiadini non è un esterno, quindi secondo me Gabbiadini perderà il posto, Gabbiadini non farà bene e quindi ve lo vado fortemente a sconsigliare. Altro nome è quello di Floccari. Floccari potrebbe essere un po' una tentazione di alcuni perché è titolare, l'unico attaccante che ha la spalla insieme a Petagna e Paroschi, quindi è dato per titolare ad oggi. Però ragazzi, no. No, cioè Floccari, ha tanti anni, gioca nella SPAL, secondo me se proprio dovete puntare qualcuno della SPAL, quello è Petagna, non è assolutamente Floccari, quindi assolutamente evitatelo. Altro nome è quello di Nestorovski, perché? Perché anche lui, come Gabbiadini, sarà uno che perderà il posto, anche lui è dato per titolare, secondo me non si dimostrerà all'altezza della Serie A, visto che comunque non ha giocato una sola stagione in Serie A, ha fatto anche discretamente, mi pare, sui 7 gol, però poi nessun'altra squadra di Serie A l'ha preso, è rimasto in Serie B col Palermo, ha giocato tipo 2 anni in Serie B col Palermo e ora è fallito, è giustamente tornato in Serie A, però secondo me, ragazzi, onestamente, non ne vale la pena, non ne vale assolutamente la pena, piuttosto come detto ieri, cioè prima nel video, Lasagna, piuttosto che Nestorovski, se proprio volete un quarto, no, un quinto slot. Altro nome, il penultimo, quello di Pazzini. Pazzini perché? Perché il pazzo Pazzini è invitante, cioè il pazzo Pazzini uno non lo può lasciare svincolato, no? Perché è il pazzo e quindi a priori si va a prendere, però pazzo Pazzini non è titolare per niente, perché c'è Di Carmine titolare e quindi di conseguenza, secondo me, giocherà poco o niente. Sì, è rigorista, però anche l'ultima stagione in Serie A ha fatto 2 gol e 2 su rigore. Quindi, sinceramente, non ne vale la pena. Non fatevi tentare dal nome, assolutamente. Un altro giocatore dal quale non vi dovete far tentare, secondo me, è Cornelius, che è l'ultimo di questa lista. Cornelius, che è passato al Parma dall'Atalanta l'anno scorso, era in prestito, non mi ricordo dove, però è andato all'Atalanta, scusate, al Parma.
C'è Inglese davanti, c'è Bobby English ed è veramente difficile scalzarlo. Cioè Cornelius potrebbe anche dimostrare tanta tanta roba, però English, cioè English è troppo forte secondo me per essere scalzato da Cornelius. Cornelius se ne parlava un gran bene quando era arrivata l'Atalanta, tant'è che era forse una mia scommessa, forse... Ah no, è stato pagato tantissimo, io lo volevo ma non ero riuscito a prendere perché è stato pagato tantissimo. E poi l'Atalanta mi ha fatto schifo, nonostante ci fosse davanti Petagna, quindi non è che c'era, che non segnava mai, quindi non è che fosse la attaccante di lusso, no, c'è la Petagna. Quindi Inglese secondo me non si farà scalzare assolutamente da Cornelius, potrebbe si giocare qualche partita perché magari Inglese si fa male, magari viene espulso, qualsiasi situazione, però in generale Cornelius secondo me è da evitare perché potrebbe essere anche lui un giocatore che potrebbe entrare, far drizzare le antenne, però secondo me non ne varrà la pena. Detto questo ragazzi, il video è finito, domani uscirà il video sugli attaccanti scommesse, quindi mi raccomando, vi invito a mettermi piace se volete altri video sul calciomercato, sì, sono ubriaco, su Fantacalcio, vi invito a scrivermi nei commenti un po' la vostra se volete qualche parere su qualche giocatore, se volete me ne sono dimenticato qualcuno ditemelo pure nei commenti. Vi invito infine a iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video, attualità calcistica, fantacalcio, qualsiasi cosa accada nel mondo del calcio. Tutto questo vi ringrazio per la visione, noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video.